Siamo in Val di Susa, ai piedi della Sacra di San Michele, un maestoso santuario che pare essere posto a guardia dell'intera vallata. Tutti i santuari dedicati a San Michele sono straordinari. Sono collocati in luoghi di grande impatto visivo. Sono strapiombo su alti monti. Come se stessero di vedetta, sempre allerta. E sono perfettamente in asse tra loro. Ma sono a guardia di cosa esattamente? È quello che cercheremo di scoprire. Quello alle mie spalle è il Monte Musinè. Famoso perché qui si tramandano racconti di draghi, eroi, demoni, spiriti dannati, angeli. Si narra che l'antica abbazia sia stata costruita qui per vegliare sul sonno del drago che si nasconderebbe nelle viscere del monte e che non deve essere svegliato. E c'è chi pensa che il tracciato della TAV che passerà proprio di qui non sia casuale, ma che rischia di contaminare gli interi equilibri energetici del nostro pianeta. Ma dove finisce la fantasia e dove comincia la realtà? Avete mai sentito parlare delle ley lines? Gli archeologi hanno scoperto ormai da anni che i principali monumenti di culto, naturali o artificiali, sarebbero disposti sul territorio non in maniera casuale, ma in modo da formare un gigantesco reticolo di linee presenti su tutto il globo terrestre, che spesso ricalcano il percorso del Sole e della Luna durante i solstizi e che sono intimamente legati all'ambito spirituale. Lungo queste linee sono sorti nell'antichità dolmen, menhir, cerchi di pietra, piramidi, cattedrali, templi, popolazioni preistoriche come antiche civiltà li sceglievano appositamente per poter creare un contatto tra l'uomo e le dimensioni spirituali. Dicono che queste linee sono conduttrici dell'energia positiva per la psiche umana, la coltivazione e la civilizzazione di una comunità. Non esiste alcun modo per provarlo, ovviamente, come non è possibile rilevarlo scientificamente. Ciò che tenteremo oggi è cercare attraverso un'antica arte di verificare se questo luogo è realmente speciale. Gianni, ciao. Ciao, molto piacere, Gianni. Gianni, cos'è la rabdomanzia? La rabdomanzia è una tecnica che serve per trovare i fiumi di acqua sotterranei con un metodo non invasivo. La radiestesia, invece, è una tecnica che serve per individuare anche degli altri oggetti sottoterra. Quindi non solo l'acqua? Non solo l'acqua, ma trovi, l'importante è sapersi sintonizzare sopra quello che si sta cercando e quindi si individua in questo modo. Il nostro corpo è un ricetrasmettitore, bisogna sapersi porre in risonanza con quello che si cerca. Con questa tecnica si possono trovare oggetti nascosti, si possono trovare le linee energetiche, si possono trovare delle cose che con gli strumenti ufficiali non si trovano. Ed è una tecnica molto antica. Quindi noi oggi potremmo trovare questa linea energetica? Certamente, possiamo provare a cercarla qui in zona. E tu lo farei con questi strumenti? Posso chiederti di raccontarmeli? Certamente, questa è una forcella rabdomantica. Sì. Questa è fatta con dell'acciaio e quindi non si spezza, funziona sempre. Mentre questo? Questa è una scala Bovis che l'aveva inventata un certo ingegner Bovis francese di Nizza. Quindi questo signore ha intuito che per star bene bisognerebbe vivere in un bilanciamento cosmotellurico di 6500 Armstrong. E questo pendolino, posso questo chiamarlo è un, così? Questo è un pendolino, serve per poter fare queste misurazioni. Ok, bene, a questo punto andiamo a scoprire se qui c'è una ley line. Ricapitolando, adesso con questi strumenti cosa accadrà? Cosa verificheremo? Allora, con questa bacchetta, con questa forcella,
Andiamo, certo, no, si sta muovendo leggermente solo. Io lo sto tenendo in equilibrio. Nell'attimo in cui entreremo nel campo energetico della Ley Lines, mi darà un segnale. Cioè, quindi si muove questa bacchetta? Sì, sì. Non è lei a farla muovere? No, non sono io che la faccio muovere. Quindi dovrebbe segnalarci... Sì, la linea. Antenna, nell'attimo in cui io vado a cercare, ecco, forse ho trovato semplicemente dell'acqua, non è un grosso problema questo. Bene, stiamo cercando la Ley Lines. Ecco, si è alzata. Sì, qui siamo sul bordo dove inizia la Ley Lines. Quindi dove passa la linea in questo caso? E si è alzato quindi lo strumento. Sì, esatto. Adesso proseguiamo, sì. La Ley Lines dovrebbe essere larga circa 11 metri. 11 metri? 11 metri. Adesso si sta muovendo ancora? Si muove, sì, perché camminando, siccome è molto sensibile questa bacchetta, essendo montata sopra dei cuscinetti, generalmente si ha dei movimenti. Però nell'attimo in cui arriviamo alla fine, abbiamo terminato. Quindi qua termina la linea. Terminano energetica. Gli 11 metri che abbiamo iniziato da là. Possiamo misurare questa linea energetica? Sicuramente, la misuriamo con il biometro e posso? Certamente, grazie. La energia di questa linea ci dà un valore di 5000 Armstrong. Questo cosa vuol dire? Ci fosse un sacerdote che in questo momento dice una messa, un rosario, questo valore aumenterebbe a 13-14 mila Armstrong. Per quale motivo? E per quale motivo? Che trasporta l'energia. Quindi Gianni, possiamo dire che questa linea trasporta energia spirituale. Esattamente, in effetti gli antichi sfruttavano questa linea per poter comunicare tra di loro. Naturalmente non tutti facevano questo, ma lo facevano i sacerdoti preposti. A distanza potevano comunicare tra di loro all'interno della linea. Ecco perché queste linee collegavano i luoghi di culto importanti. Certo che non serve essere uno sciamano per intuire l'armonia della natura qui. E non serve chissà quale prova geomantica per spiegarci le sensazioni che è possibile provare nei punti in cui sorgono oggi i luoghi di culto. Ma questa energia ha un'origine? E se sì, da dove proviene? Non tutti sanno che una delle Ley Lines più importanti è proprio la linea sacra di San Michele. La cosa incredibile è che questa linea retta di 4000 km unisce tutti i principali luoghi di culto europeo dedicati all'Arcangelo Michele, quindi anche Mont Saint-Michel in Francia, la Sacra di San Michele dove ci troviamo ora, fino a Monte Sant'Angelo. Testare. Siamo in Val di Susa, ai piedi della Sacra di San Michele, un maestoso santuario che pare essere posto a guardia dell'intera vallata. Tutti i santuari dedicati a San Michele sono straordinari. Sono collocati in luoghi di grande impatto visivo. Sono strapiombo su alti monti. Come se stessero di vedetta, sempre allerta. E sono perfettamente in asse tra loro. Ma sono a guardia di cosa esattamente? È quello che cercheremo di scoprire. Quello alle mie spalle è il Monte Musinè. Famoso perché qui si tramandano racconti di draghi, eroi, demoni, spiriti dannati, angeli. Si narra che l'antica abbazia sia stata costruita qui per vegliare sul sonno del drago che si nasconderebbe nelle viscere del monte e che non deve essere svegliato. E c'è chi pensa che il tracciato della TAV che passerà proprio di qui non sia casuale, ma che rischia di contaminare gli interi equilibri energetici del nostro pianeta. Ma dove finisce la fantasia?
e dove comincia la realtà. Avete mai sentito parlare delle ley lines? Gli archeologi hanno scoperto ormai da anni che i principali monumenti di culto, naturali o artificiali, sarebbero disposti sul territorio non in maniera casuale, ma in modo da formare un gigantesco reticolo di linee presenti su tutto il globo terrestre, che spesso ricalcano il percorso del Sole o della Luna durante i solstizi e che sono intimamente legati all'ambito spirituale. Lungo queste linee sono sorti nell'antichità dolmen, menhir, cerchi di pietra, piramidi, cattedrali, templi, popolazioni preistoriche come antiche civiltà li sceglievano appositamente per poter creare un contatto tra l'uomo e le dimensioni spirituali. Dicono che queste linee sono conduttrici dell'energia positiva per la psiche umana, la coltivazione e la civilizzazione di una comunità. Non esiste alcun modo per provarlo, ovviamente, come non è possibile rilevarlo scientificamente. Ciò che tenteremo oggi è cercare attraverso un'antica arte di verificare se questo luogo è realmente speciale. Gianni, ciao. Ciao, molto piacere, Gianni. Gianni, cos'è la rabdomanzia? La rabdomanzia è una tecnica che serve per trovare i fiumi di acqua sotterranei con un metodo non invasivo. La radiestesia, invece, è una tecnica che serve per individuare anche degli altri oggetti sottoterra. Quindi non solo l'acqua? Non solo l'acqua, ma trovi l'importante è sapersi sintonizzare sopra quello che si sta cercando e quindi si individua in questo modo. Il nostro corpo è un ricetrasmettitore, bisogna sapersi porre in risonanza con quello che si cerca. Con questa tecnica si possono trovare oggetti nascosti, si possono trovare le linee energetiche, si possono trovare delle cose che con gli strumenti ufficiali non si trovano. Ed è una tecnica molto antica. Antica. Quindi noi oggi potremmo trovare questa linea energetica. Certamente, possiamo provare a cercarla qui in zona. E tu lo farei con questi strumenti, allora, posso chiederti di raccontarmeli? Certamente, questa è una forcella rabdomantica. Sì. Questa è fatta con dell'acciaio e quindi non si spezza, funziona sempre. Mentre questo? Questa è una scala Bovis che l'aveva inventata un certo ingegner Bovis francese di Nizza. Quindi questo signore ha intuito che per star bene bisognerebbe vivere in un bilanciamento cosmotellurico di 6500 Armstrong. E questo pendolino, posso questo chiamarlo così? Questo è un pendolino, serve per poter fare queste misurazioni. Ok, bene, a questo punto andiamo a scoprire se qui c'è una ley line. Ricapitolando, adesso con questi strumenti cosa accadrà? Cosa verificheremo? Allora, con questa bacchetta, con sì, questa forcella, andiamo. Si sta muovendo leggermente solo. Io lo sto tenendo in equilibrio. Nell'attimo in cui entreremo nel campo energetico della ley lines, mi darà un segnale. Cioè, quindi si muove questa bacchetta? Sì, non è lei a farla muovere? No, non sono io che la faccio muovere. Quindi dovrebbe segnalarci... Si impenna nell'attimo in cui io vado a cercare, ecco, forse ho trovato semplicemente dell'acqua, non è un grosso problema questo. Bene, stiamo cercando la ley lines, ecco. Si è alzata? Sì, qui siamo sul bordo dove inizia la ley lines. Quindi dove passa la linea in questo caso? E si è alzato quindi lo strumento? Sì, esatto. Adesso proseguiamo, sì. La ley lines dovrebbe essere larga circa 11 metri. 11 metri? 11 metri. Adesso si sta muovendo ancora. Si muove, sì, perché camminando, siccome è molto sensibile questa bacchetta, essendo montata sopra dei cuscinetti, generalmente si ha dei movimenti. Però nell'attimo in cui arriviamo alla fine, abbiamo terminato. Quindi qua termina la linea. Terminano energetica. Gli 11 metri che abbiamo iniziato da là. Possiamo misurare questa linea energetica? Sicuramente, la misuriamo. Posso? Con il biometro e posso? Certamente, grazie. La energia di questa linea ci dà un valore di 5000 Armstrong.
Questo cosa vuol dire? Ci fosse un sacerdote che in questo momento dice una messa, un rosario, questo valore aumenterebbe a 13-14 mila Armstrong. Per quale motivo? E per quale motivo? Che trasporta l'energia. Quindi Gianni, possiamo dire che questa linea trasporta energia spirituale. Esattamente, in effetti gli antichi sfruttavano questa linea per poter comunicare tra di loro. Naturalmente non tutti facevano questo, ma lo facevano i sacerdoti preposti. A distanza potevano comunicare tra di loro all'interno della linea. Ecco perché queste linee collegavano i luoghi di culto importanti. Certo che non serve essere uno sciamano per intuire l'armonia della natura qui. E non serve chissà quale prova geomantica per spiegarci le sensazioni che è possibile provare nei punti in cui sorgono oggi i luoghi di culto. Ma questa energia ha un'origine? E se sì, da dove proviene? Non tutti sanno che una delle ley lines più importanti è proprio la linea sacra di San Michele. La cosa incredibile è che questa linea retta di 4.000 km unisce tutti i principali luoghi di culto europeo dedicati all'Arcangelo Michele. Quindi anche Mont Saint-Michel in Francia. La sacra di San Michele dove ci troviamo ora, fino a Monte Sant'Angelo. Testare.